Ciao a tutti, sono Matteo Mazzoli, libraio presso la libreria Sapere Ubic di Senigallia. Oggi per The Book Advisor voglio consigliarvi un romanzo fantasy di un'autrice italiana giovanissima e bravissima, che è Sara Simoni. Il romanzo in questione è La Mesmerista. Siamo a Livorno nel 1920, conosciamo Lena, questa ragazza scappata dal nord Italia, dalla Valle Trentina in cui viveva durante la Prima Guerra Mondiale, e si è rifugiata a Livorno, dove si arrabatta con piccoli furti cercando di sopravvivere nel sottobosco della città grazie al suo potere, quello del mesmerismo, che è una capacità di irretire la volontà delle persone e far fare loro quello che si vuole. Viene però arrestata, le viene proposto un patto. Se riuscirà ad aiutare la polizia, in questo caso, a risolvere un enigma e soprattutto a scovare una pericolosa arma che sembra essere tenuta nascosta dalla famiglia Altimari, allora lei sarà libera di andare e di tornare dalla sua famiglia. Ma ovviamente per Lena non sarà così facile, soprattutto la conoscenza di Bastiano, questo giovane ultimo rampollo della famiglia, che in qualche modo la colpirà e entrambi si imbarcheranno in un'avventura molto più grande di loro. I motivi per leggere il romanzo di Sara sono tantissimi. Innanzitutto l'abbiamo conosciuta, abbiamo avuto modo di ospitarla qui lo scorso novembre ed è stata una serata di grande successo, con la libreria piena e anche con qualche lettore che si è fatto parecchi chilometri per venire a vederla, perché è una bravissima scrittrice, è un romanzo appassionante e soprattutto racconta innanzitutto un'Italia diversa, quella degli anni 20, in un momento anche qui di passaggio tra mille difficoltà dopo la guerra e prima di un'altra guerra, e poi soprattutto c'è la storia di Lena, di una ragazza che in realtà cerca il suo posto nel mondo attraverso questo potere, ma scoprendo anche che ci sono altre cose come l'amicizia, come l'amore, come l'alleanza, che possano in realtà portare a qualcosa di molto meglio che il mero potere.